Buongiorno. Allora, rispondo anzitutto alla domanda. Ci sono delle criticità date dalla legge 170 che per alcuni aspetti ha una formulazione piuttosto infelice, ci ha creato problemi enormi per quanto riguarda l'esonero, no? Quindi abbiamo dovuto, come si dice, disambiguare tra esonero e dispensa, e ci crea difficoltà indicando soltanto quattro tipi di dislessia: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Noi sappiamo che nell'ICD-10 F81, no? È una famiglia che racchiude per esempio il disturbo specifico non specificato. Io ricordo uno scambio di mail con Flavio Fogarolo ed Enrico Ghidoni, dove Enrico Ghidoni sosteneva è un disturbo specifico di apprendimento, e Flavio Fogarolo diceva però non è citato nella legge. Io tifo per Ghidoni, e non solo questo, quindi anche la disprassia, e giustamente il dottore ha citato il problema dei border cognitivi, no? Ne ho parlato anche ieri nel seminario, immagino ci sia una platea diversa. La soglia del quoziente intellettivo è 85, sotto la quale si va in uno stato di difficoltà seria. Da 70 a 55 è ritardo mentale lieve, da 55 in giù è ritardo mentale grave, ma da 70 a 85 che cos'è? Funzionamento cognitivo limite, figli di nessuno, perché se io ho 69 ho l'insegnante di sostegno, ho la pensione, ho l'indennità, ho tutto. Se ho 70 non ho niente, non rientro né nella 104 né nella 170. E quindi questo è il caso di disturbo del linguaggio, adesso della disprassia, della sindrome di Asperger ad alto funzionamento, che non viene a volte certificata come 104, e di tanti altri disturbi. Allora, noi abbiamo voluto dare una risposta a tutto ciò, ve la anticipo. Il 6 di dicembre ci sarà un seminario nazionale alla presenza del Ministro e del Sottosegretario, dove presenteremo una direttiva sui bisogni educativi speciali e sui CTS. I CTS sono i centri territoriali di supporto. Ti hanno chiesto dove è insegnato? A Roma. Sarà la professione. Dove è? Ma no, abbiamo 90 posti, quindi insomma, però quello è il momento ufficiale in cui viene presentata la direttiva. Credo che sarà una direttiva, un provvedimento. Poi la troverete in internet dal giorno dopo. Allora, la cosa importante è la direttiva. Quindi noi diamo risposta anche alla ADHD, perché la ADHD, lo dicevo ancora ieri, in Emilia Romagna viene certificato ai sensi della 104, ci sono 880 alunni con ADHD e con insegnante di sostegno. In Friuli nemmeno uno. Questo dipende dai codici, dai manuali diagnostici, perché lì usano il DSM-4, qui usano l'ICD-10, lì ci sono tre sottotipi, quindi disturbo d'attenzione è una cosa, iperattività è un'altra, disturbo misto è un altro, se non c'è comorbidità non ti do il sostegno. Però sei figlio di nessuno, perché gli insegnanti poi ci chiedono, ma possiamo fare un piano didattico personalizzato? Certo, dico io, ma loro dicono, o il dirigente scolastico dice, non c'è scritto in nessuna legge, non c'è scritto in nessun regolamento. Non è, dico, però c'è una legge, la legge 53, che parla di personalizzazione dei percorsi, ma non c'è il regolamento applicativo. E quindi in un paese di leguleii con il retaggio dell'epoca bizantina, in cui si disquisiva del sesso degli angeli, noi se non troviamo la virgola al posto giusto diciamo mi fermo, no? Quindi noi diamo risposta, mettiamo nero su bianco che la disprassia, il disturbo del linguaggio, il disturbo specifico non specificato sono bisogni educativi speciali che hanno bisogno di speciale attenzione. Buongiorno professor Stella. E quindi credo che sarà una risposta importante.
Quanto al suppurare delle diagnosi, noi abbiamo fatto due rilevazioni che prossima settimana mettiamo sul sito. Nel 2011 a febbraio 60.000 alunni con DSA certificati. Nel 2012 gli alunni con DSA diventano 90.000, quindi c'è un aumento del 37%. Questo è quello che registra? Sì. Ah, se faccio così non registra più. Non vorrei oscurare questa cosa. Perché ci sono risultano 1.000 diagnosi di dislessia nella scuola dell'infanzia attualmente. Interessantissimo. Nonostante che la consensus dica che, le consensus dicano che, insomma, la dislessia si certifica alla fine della seconda elementare, la discalculia alla fine della terza, no? E proprio ieri, l'altro giorno, è venuta al ministero una mamma disperata perché al suo bambino avevano diagnosticato un DSA in comorbilità con un disturbo del comportamento. Quindi gli avevano dato disturbo della compitazione. E invece lui compita benissimo, quoziente intellettivo 104, però gli hanno messo anche un po' di iperattività e con questo condimento l'insegnante se l'è levato dalla coscienza, perché l'insegnante era andato a parlare con la dottoressa che so io della ASL per dire non ce la faccio più, non lo sopporto questo bambino, troviamo un insegnante di sostegno. Quindi ho risposto anche alla signora, penso. Bene. Quindi inizio con... Certamente sì. Buongiorno. Allora, io dovrei tenere l'intervento su le prime. Linee guida iniziative sulla dislessia. Bene, io dirigo questo ufficio che si occupa di disabilità e DSA. Ho avuto l'onore di occuparmi dei provvedimenti che riguardano i provvedimenti applicativi. Quindi ho messo mano al decreto ministeriale, alle linee guida e anche agli accordi che sono andati in conferenza Stato-Regioni. Il primo sulle diagnosi, sapete, il 25 luglio è stato sancito in conferenza Stato-Regioni un importante accordo sul percorso diagnostico e sulla certificazione per il DSA. Vi è allegato uno schema di certificazione che diventa un po', vedo che cominciano a usarlo un po' in tutta Italia, che diventa un po' un punto di riferimento. Quindi vedete che i DSA fanno da rompighiaccio e problema che citavo prima, no? I diversi manuali diagnostici di riferimento, nell'ambito dei DSA invece andiamo verso una maggiore chiarezza. L'ultimo provvedimento previsto dalla legge è quello sull'individuazione precoce e finalmente 10 giorni fa è stato inviato con il concerto dei due ministeri in conferenza Stato-Regioni. Quindi, così come previsto dalla legge, saranno attivate delle procedure non di screening, di individuazione precoce dei casi sospetti fin dalla scuola dell'infanzia. Fatto quello, io mi posso ritirare ad altro incarico. E quindi, siccome ritengo un po' esaurito questo compito, io vorrei invece, oggi che si parla di nuove tecnologie per il DSA, fare insieme a voi una riflessione pedagogica. Perché? Perché ho contribuito ad attivare questi master sui DSA, 35 in tutta Italia. Ho visitato molte università, ho incontrato i docenti durante questi master, mi sono reso conto di quali sono le loro richieste. 100 posti per ogni master, quindi 3.500 posti circa in tutta Italia. Noi abbiamo avuto oltre 12.000 domande. Segno questo che c'è molto interesse da parte dei docenti. Ma cosa chiedono i docenti? Chiedono indicazioni operative per la prassi didattica. È vero? Perché? Perché nelle classi che diventano sempre più complesse,
appunto con bisogni educativi speciali, con alunni stranieri che non parlano la nostra lingua, con bambini con disabilità, con bambini con DSA, con bambini che hanno un forte disagio sociale alle spalle, e con la necessità che tutto questo venga in carico ai docenti curricolari, diventa un lavoro veramente gravoso e difficile. Bisogna trovare un denominatore comune, io dico, che sta anche nella didattica. Didattica che però deve avere un fondamento, non può essere mera prassi. Ora, la riflessione è questa. Ieri c'era un incontro con i nostri CTS e c'era il professor Moretti di Ovada, che è venuto con i suoi ragazzi disabili gravi. È stato un incontro commovente perché lui davanti al computer ha lavorato con loro usando questi strumenti, questi software, che tra l'altro sono stati elaborati a seguito di un finanziamento del Ministero che ha promosso progetti di ricerca nelle scuole. Allora lì era molto chiaro che questi ragazzi lavorano con le immagini e lavoravano bene, nonostante una disabilità grave, lavorano bene con le immagini. Però non sono soltanto i ragazzi disabili che lavorano con le immagini. Allora, questi attrezzi qui, no, che sono in mano di tutti, che cosa sono? Sono un contenitore di immagini e musica. Facebook, immagini e musica. Pubblico un'immagine, commento, mi piace. Che cosa? Immagine. Ora, questo è un fatto assolutamente importante e io vorrei sottolineare, piacere che ci sia qui il professor Stella, così gli parlo perché non abbiamo mai tempo, e espongo questo concetto. Io ritengo che nei primi anni del percorso scolare, più che la via fonologica, sia importante la via che io chiamo immaginativa. Cerco di spiegare questo concetto e poi concluderò. I bambini imparano a parlare, parlano bene. Il filosofo e pedagogista Jean Paul diceva che nel cioè di un bambino a 4 anni c'è un piccolo filosofo, quindi utilizzano perfettamente il linguaggio. Quando però devono apprendere la lettura e la scrittura, la lettura e la scrittura sono convenzione, sono regole, sono convenzioni tra gli uomini, non nascono sugli alberi. Devono ripartire da capo. Come gli insegniamo loro la lettura e la scrittura? E ci sono vari sistemi. Uno, per esempio, è il metodo globale. Il metodo globale che, sintetizzando al massimo, consiste nel far copiare e ricopiare delle parole e alla fine io, copiando e ricopiando, riconosco le parole. Va bene? Il problema è che se trovo centauro e se trovo centenario e sono dislessico, ho delle serie difficoltà a distinguere e magari confondo l'una con l'altra. Non mi aiuta a discriminare le singole lettere. Meglio un metodo sillabico o addirittura un metodo fonosillabico. Però si parla tanto di esercizi metafonologici a partire dalla scuola dell'infanzia. Quindi anche il metodo fonosillabico o sillabico classico si fonda su una via fonologica, quindi sulla discriminazione del fonema. Dopodiché gli alfabetieri che sono appesi al muro sono la fata per la F, l'elefante per la E e altre cose che non hanno un riferimento diretto con la lettera a livello immaginativo. Ora che succede? Una maestra mi ha detto, di Firenze, sa, il mio bambino confondeva la M con la P. Perché? Perché nell'alfabetiere c'era un maialino, ma lui il maialino lo chiama porcellino. Allora, faceva confusione. Però è interessante, perché il medium, cioè l'appiglio immaginativo, il medium che mi consente di fissare l'apprendimento è l'immagine. Ora, uno può pensare che anche la via fonologica vada bene.
va bene se è a livello intuitivo, cioè se io uso filastrocche, rime, giochi linguistici, va bene. Ma se vado un po' più a fondo, non va bene. E ve lo dimostro con un esempio, così ci divertiamo un po'. Allora, immaginiamo l'Amleto di Shakespeare. Essere o non essere, se sia più nobile sopportare gli oltraggi, sassi, dardi dell'inimico fortuna o prendere l'armi contro un mare di triboli combattendo disperderli. Cesare dico Ludovici la tradizione. Ora, se io voglio recitare l'Amleto di Shakespeare, indipendentemente dal mio talento artistico, ma voglio recitarlo, ho la capacità di rappresentarmi le parole, di muovermi all'interno di esse, quindi di fare una manipolazione linguistica e di decidere l'intonazione, l'accento, le pause. Si chiamano tratti prosodici. Quindi, per esempio, io mi voglio fermare prima di combattendo disperderli, quindi essere o non essere non mi porta da mia parte, se più nobile sopportare tra ci sassi dati di fortuna, prendere l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Ho deciso di mettere la pausa lì, ma questa mia decisione di mettere la pausa lì si fonda sulla consapevolezza e sulla capacità rappresentativa delle parole. Io me le rappresento, le dico dentro di me a bocca chiusa e scelgo dove mettere l'accento, dove elevare il tono, dove rallentare, dove... giusto? Potete farlo anche voi. Prendiamo un bambino di 8 anni o un bambino di 10 anni. Poesia per i bambini. Sergio Tofano, ve lo ricordate il signor Buonaventura? Ah, c'è una cosa bellissima che è storia toccante di due fidanzati che erano da un fiume separati. E fa così. Spero di ricordarla. Lungo gli argini di un fiume, d'acqua chiara cristallina, rocca ricca sorge a destra, rocca povera a mancina. Chi per titoli o per censo, per Natale onori spicca, blasonato o pesce cane, cittadino a rocca ricca. Viceversa la miseria, la più triste, si ricovera tra le case poverelle dell'opposta rocca povera. Mi pagate? Allora, un bambino di 9 anni, ci sono insegnanti elementari qui, alzino la mano per cortesia. Di prima, poi dopo le faccio. Perfetto, va bene. Ditemi, annuite se è così o non è così. Come la recita un bambino? Lungo gli argini di un fiume d'acqua chiara e cristallina, rocca ricca sorge a destra, rocca povera a mancina. Giusto? Chi per titolo e per censo, per analio non rispicca, blasonato pesce cane, non lo capisce nemmeno, cittadino a rocca ricca. Viceversa la miseria, la più triste, si ricovera, reclina un po' il capo, tra le case poverelle dell'opposta rocca povera. Cioè, che fa il bambino o la bambina? Dà un'interpretazione di tono che è basato non sul significato delle singole parole, ma sul significato generale. Quindi capisce che si sta parlando di cose, di case poverelle, e fa un tono un po' mesto. Ma il bambino o la bambina non ha la capacità di rappresentarsi le parole. Ci sono degli studi in tal senso, me lo confermava ieri la professoressa Cardinaletti, che è persona abbastanza autorevole, in quanto direttore del Dipartimento di Studi Linguistici della Ca' Foscari di Venezia. E quindi in ambito, per esempio, anglosassone, loro hanno fatto questi studi sulla prosodia. La prosodia è proprio lo studio dell'intonazione, degli accenti, eccetera, eccetera, dicono gli inglesi, ma in Italia non ci sono questi studi, che dai 12 anni in poi, no, c'è l'applicazione della prosodia. Prima no. Ma perché? Non lo dicono. Io do questa spiegazione. Il bambino ha un pensiero che è sostanzialmente diverso da quello dell'adulto. L'adulto pensa, ha un pensiero cerebrale astratto, concettuale astratto, pensa a parole. Il bambino pensa per immagini. Se noi non consideriamo questa realtà basale, commettiamo errori gravi, perché parliamo con un altro linguaggio. Un bambino di 10 anni, io me lo ricordo bene, non comprende né l'omelia del prete, la predica, né il telegiornale. Io ho un ricordo preciso di me a 10 anni in chiesa, che avevo ottimi voti a scuola e mi rompevo la testa perché pensavo dentro di me, dico, ma perché non capisco quello che dice? Non capisco quello che dice perché sono fiumi di parole astratti che non posso associare a un significato, o meglio a un contenuto immaginativo. Quindi
ve lo sto dicendo intuitivamente, poi se volete insomma, si può approfondire il discorso, ma credo che gli insegnanti abbiano già spunti sufficienti, perché quindi la via fonologica si può adottare in maniera consapevole soltanto da un'età in poi. Prima è meglio usare la via immaginativa, e quindi per esempio, avrei anche delle slide ma ve lo immaginate voi, M di montagna, S di serpente, F di falce. Allora il bambino associa a quella lettera un'immagine. Poi c'è un processo che si chiama defading, attraverso il quale quella immagine viene in qualche modo digerita e scompare. E così come il musicista fa fatica a leggere un nuovo pezzo musicale, o l'apprendista musicista fa fatica a imparare le regole, poi a un certo punto suona. Le regole non le considera più, non è che si sofferma, questa è chiave di contralto, questo è violino, questo è tre quarti, questo è tre ottavi, suona. E allo stesso modo il bambino legge o il bambino scrive. E quindi, perché c'è un fondamentale equivoco. Molte volte nella nostra scuola del ripetere e del copiare. Ripetere anche all'università, perché uno incontra per 10 minuti uno studente e deve sintetizzare lì tutta un'attività valutativa e sente che non ha ripetuto bene, no? Quindi è uscito un po' troppo in maniera originale. L'altro equivoco è quello del copiare, ma è un equivoco, perché quando anche io scrivo alla lavagna una cosa, il bambino non copia dalla lavagna. Il bambino che fa? Osserva quello che c'è scritto alla lavagna, poi distoglie lo sguardo dalla lavagna, lo indirizza sul foglio e scrive. E dove attinge? Alla lavagna? No. Attinge a un contenuto mentale, è quello che guida l'atto grafomotorio. Quindi è lì che deve attuarsi il potenziamento, in quest'atto mentale. Ma la ricezione è di tipo immaginativo e non verbale. Questo è il motivo, secondo me, per cui i ragazzi tutti hanno molta affinità con le nuove tecnologie, perché sono immagini. L'iPhone o altri smartphone sono immagini o musica, ma non è mai la parola nuda, è sempre una parola che si riveste di contenuto immaginativo o di suoni. Non mi dilungo, però questa era la riflessione che volevo introdurre nel discorso. Grazie.